Ciao ragazze, allora oggi vi farò il video haul, un video haul un po' strano, perché è il video haul, oddio quanto pesa, di Ikea. Non so se a tutte quante voi piacerà, però comunque secondo me, intanto un bel po' di ragazze me l'hanno chiesto, e poi secondo me potrebbe essere un buon video per pensare a qualche regalo da fare ai vostri genitori o a qualche persona magari adulta, non lo so. Perché ho preso un bel po' di cose per la casa, però cose carine che potrebbero essere un bellissimo regalo anche tipo da 1 euro o 2 euro. Quindi ve le voglio far vedere perché potrebbe essere una buona idea per qualche regalo da fare a vostra madre magari. Allora, iniziamo subito. C'ho alcune cose di qua e alcune cose di là. Intanto vi faccio vedere questo quaderno che ho preso, molto carino con i fiocchi di neve, e questo costava mi pare sui 3 euro. E per esempio, potrebbe essere un bel regalo per mia madre perché mo lei se l'ha comprato per lei, però ora vi spiego il motivo. Perché lei si vede sempre i menù di Benedetta in televisione e quindi si scrive alcune ricette ogni tanto e utilizza questi quaderni di Ikea, ce n'è anche altri e sono molto carini. Quindi, per esempio, se vostra madre gli piace scrivere le ricette, allora è un bellissimo regalo per Natale e tra l'altro costa pochissimo, quindi ancora meglio. Poi ho preso due scatole che ho già, diciamo, un po' decorato perché sono queste qui. Una, ve le faccio vedere una alla volta perché non ci riesco a prendere anche l'altra. Vedete che carina? Intanto dentro, guardate che amore, è a quadretti. E io ci ho messo questa carta e questa decorazione che ho preso anche questi da Ikea, quindi ora vi farò vedere. E c'ho scritto cookie cutters perché ci ho messo dentro tutti i miei stampini per fare i biscotti, taglia biscotti, diciamo. E uno ci ho messo questa carta a pois e nell'altro ci ho messo una carta con le roselline. Guardate che carina. E qui poi ci ho attaccato una rosellina. Anche qui dentro, taglia biscotti. E vabbè, io ci ho messo questo, però sono scatole carine, potete metterci qualsiasi cosa, non lo so, magari anche per metterci un altro regalo dentro e scrivete qua per non so chi. Tanto questo coso poi dopo si toglie, quindi potete anche cambiarlo. Insomma, sono carine e le ho pagate 7 euro, mi pare. Poi ho preso, questo non vi servirà sicuramente, della carta per incartare i regali, però cioè, guardate quant'è carina, veramente quest'anno Ikea ha fatto delle cose carinissime, io ci vado sempre, però quest'anno hanno fatto davvero delle cose carine per Natale, guardate che amore queste carte, con i biscotti, con Babbo Natale, pacchetti, altre cose, ne ho prese altre ovviamente, queste qui. Questa c'ha i guanti, guardate che carine. Poi, perché carine? Carina, non casca tutto. Poi questa è al contrario. C'ha, che c'ha? Babbo Natale, l'albero, altre cose, insomma. Però guardate che carina che è. E poi questa che c'ha sempre i biscotti. Poi, con questo tema dei biscotti ho preso un miliardo di cose perché costavano pochissimo. Ho preso queste tovagliette per la colazione che costavano 1 euro l'una e ne ho prese due. Anche questo potrebbe essere un bellissimo regalo per qualcuno. Magari potete regalare due tovagliette abbinate al vassoio. Anche, no, questo costava 5 euro, un po' di più. Però questo piccolino costava 3 euro. Abbinati magari. Che ne so, qua ci mettono i pasticcini, qua ci mettono il caffè, che ne so, potrebbe essere un bel regalo, tipo tutta questa roba costa 2 euro, 5, 6, 7, 8, 10 euro e regalate un set, così, carinissimo. E poi ho preso sempre con quei biscottini i tovaglioli, eccoli qua, guardate che carini, piccolini. Non mi ricordo quanto costavano, ma comunque sempre sui 2 euro. Poi, visto che stiamo parlando di tovaglioli, ho preso anche questi qui a quadri.
Ho preso questi qui a qua. C'ho una fissa per i tovaglioli terribile. E poi ho preso anche il portatovagliolo. Per esempio, sarebbe un regalo carinissimo. Così regalate questi due. Molto carino. Non mi ricordo quanto l'ho pagato questi, però mettiamo tipo 4 euro, 2 euro, non lo so. Comunque, non molto. Poi che ho preso due pacchi di tagliabiscotti, tanto per restare in tema. Adesso li dovrò mettere in quelle scatole, ma non li ho ancora messi perché ve li volevo far vedere. Guardate quanto sono carini. Questi sopra, non c'è il disegno dietro, no. Questi sopra hanno due omini, maschio o femmina, una scarpa da elfo, una slitta, un fiocco di neve e una renna. Li potete vedere qui. Invece questi altri, c'è una renna, scoiattolo, una lumaca, un istrice, una specie di volpe e un orsetto. E questi venivano sui 4 euro l'uno. Poi ho preso queste lucine che costavano un pochetto, tipo 15 euro, però guardate quanto sono carine, a forma di casetta, sono lunghe 7 metri. E le potete mettere magari sulla finestra. Noi avevamo pensato di metterle o sotto al presepe oppure su un mobile dove di solito la sera di Natale mettiamo le cose da mangiare, no? E quindi per decorare il mobile così sono molto carine. Poi ho preso queste etichette. Sì. Queste con i gufetti. Guardate quanto sono carine. Poi dietro ci sono dei fiori, questi mi piacciono di meno veramente, però questi erano carini. E anche questo potrebbe essere un regalo per mia madre, per esempio, se non se lo fosse già comprato per lei, perché lei fa le marmellate, quindi magari questi qua li potete attaccare, cioè li potrà attaccare sulle marmellate. E poi ho preso questi qui per scrivere il nome sui regali di Natale e anche queste. Poi ho preso questi scotch, guardate quanto sono carini. Uno a righe, uno è a pois e uno è a quadretti. Sono davvero carini. E questi li potrei utilizzare magari per chiudere delle letterine, non lo so. Faccio sempre queste cose un po' carine io. E poi ho preso questo nastro a quadretti per magari chiudere qualche pacchetto. Poi, cos'è questo? Ah, questa è una cosa bellissima, costava tipo 5 euro. È praticamente una lampada a forma di casetta di quelle fatte di biscotti. E ora magari ve la apro, se riesco. C'è lo scotch, però ve la voglio far vedere perché è davvero carina. Non lo so dove la potrò mettere, in realtà è un po' una stupidaggine. Però, oddio, no, non riesco ad aprirla. C'è lo scotch. Ecco fatto. Guardate quanto è carina. E questa poi si piega e diventa a forma di casetta. E poi dentro c'è la lucina. Così si illumina tutto. È troppo carina. Poi ho preso ultime due cose. Queste scatole, una, due e tre, che costavano tipo 3,50, che in realtà erano una dentro l'altra, però siccome ci ho messo delle cose dentro, adesso non posso più metterle una dentro l'altra. Ci ho messo tipo dei coloranti alimentari, delle cose che uso per fare i biscotti, qua che ci ho messo, niente. E qua ci ho messo i coloranti, sempre alimentari. Però sono molto carine. Poi magari vi metto una foto su Instagram perché ho sistemato molto carino un mobile che abbiamo sempre di che in cucina, che c'era un macello prima. L'ho sistemato mettendo quelle scatole con i tagliabiscotto, queste scatole qui, altre scatole. Ci ho messo tutte cose. Cascata la scatola. Tutte cose che utilizzo per i biscotti. Quindi devo tenere in cucina, però c'era sempre disordine. Quindi ho preso queste cose per sistemare un po'.
L'ho detto, ho iniziato la frase dicendo magari vi metto una foto su Instagram, non mi ricordo, se non l'ho iniziata così ve lo dico adesso, magari vi metto una foto su Instagram. L'ultima cosa che ho preso, una cavolata davvero, ma è una cosa troppo carina che adesso l'ho aperto quindi sta cascando tutto quanto in mille pezzi, però si presentava tipo così ed è una di quelle cose che mi piacciono da impazzire perché c'ha praticamente dei nastrini, degli adesivi, dei cartoncini da cui ho staccato quelli che ho messo sulle scatole. E poi dopo, ecco, vedete degli adesivi, altri adesivi tipo etichette molto carine. E poi qui dietro ci sono delle carte, e sono le carte che ho utilizzato per mettere, scrivere cookie cutters sulle scatole. Ecco, vedete qui tutto quello che c'è dentro. Ci sono tutte queste carte che sono a po' a rosa, a po' azzurri, a righe, a fiorellini, molto carine. E poi qui ci sono appunto gli adesivi e i nastrini. Non lo so, mi è piaciuto troppo. Non saprei come definirla, tipo una cosa per fare cose, non lo so. Comunque era molto molto carina. E basta, la busta è vuota. Quindi questi erano i miei acquisti tipo cavolatini di Ikea, che però possono essere utili. E spero che non vi siate annoiate troppo. E niente, ci vediamo presto, un bacione, ciao!